gran bella medaglia. Gran bella medaglia. Questo è un pescennio originale. E l'ho avuto per un pezzo di pane, 4 zecchini. E lustrissimo? Colombina, guarda. Hai veduto mai una medaglia più bella di questa? Di medaglie non me ne intendo, ma sarà bella. I pescenni sono rarissimi, antichissimi, e questa pare coniata ora. Ecco, appunto. Ho qua 2 ricevute, una del mercante di vino e l'altra del mercante della farina. Sono gran qua bella fuori. Testa. Gran bella testa. Sono qua fuori, volevano entrare. Ma io gli ho detto che stavate dormendo. Hai fatto bene. Non voglio essere disturbato. Quanto chiedono? Uno, 60 scudi. E l'altro, 130. Tieni. Prendi questa borsa, pagali e mandali al diavolo! Sarà servito. Ora posso sperare di fare la collana perfetta degli imperatori romani. Il mio museo a poco si renderà famoso in tutta Europa. Illustrissimo? Che cosa c'è? Berta, se finisse quell'armeno con i cammei, fallo passare immediatamente. Certo, ma ci sono altri creditori. Il mercante di panni, quello della tela, il falegname. Pagateli, pagateli tutti e mandateli al diavolo. Ho appena dato a Colombino una borsa piena di denari. Io devo badare ai miei affari. Quei 20.000 scudi che mi ha portato in dote in questa casa sono stati una vera benedizione. Ho potuto riscattare tutto quello che avevo ipotecato. Siamo ancora saliti dai creditori. 4 ducati qua, 3 là, a chi 10 lire, a chi 8, a chi 6. Andate a pagare un mondo di bottegai. Pagateli, pagateli, pagateli. Se quella borsa non basta, vi è ancora questa. E poi è finito. Perdonate, eccellenza, ma dei 20.000 scudi non è rimasto altro. A dire la verità, ho riposto 3.000 scudi per me, per il mio museo, per investirli in statue, medaglie, antichità. Buttare via tanto denaro in questo modo? Non lo comprendo. Buttare via? Ignorantaccia! Se vuoi avere la mia protezione, non mi parlare mai contro il buon gusto dell'antiquariato, altrimenti ti licenzierò di casa mia. Dicevo, per quel che sento dire in casa, lo so anch'io che da grandi eruditi lo studio delle medaglie e che questi soldi sono ben spesi perché portano onore alla famiglia e alla città. Vuole essere adulato, bisogna accontentarlo. Riverisco, eccellenza. Ecco, un bello anello etrusco. Con questi anelli gli antichi toscani sposavano le loro donne. Ma quanto pagherei per avere un lume eterno di quelli che i gentili mettevano nelle tombe dei loro cari? Ma a forza d'oro l'avrò. L'avrò senz'altro. Contessa mia, buongiorno. Ho fatto un buon acquisto, ho trovato un pescennio. Con la vostra esperienza fate sempre dei buoni affari. Avete fatto anche l'acquitto di una nobilissima nuora. Perché sono stati forse cattivi 20.000 scudi? Per il vile prezzo dei 20.000 scudi. Avete gettato il tesoro della nobiltà. Via, che l'oro non si macchia. Siamo nati nobili e restiamo nobili. E una donna venuta in casa ad accomodare le nostre finanze non guasta certo il sangue delle nostre vene. Non posso sopportare di avere per nuova una mercantezza! Orsù, e non mi rompete il capo! Andate via che ho da mettere in ordine i miei gioielli! E il mio gioiello? Quando me lo riscattate? Anche adesso, se volete. Quanto occorre? 100 zecchini. Con le interesse. 100 zecchini? Con interesse? Eccovi 100 zecchini. Ma sono quelli della mercantessa. Non mi nominate con lei! Se temete che vi si sporchino le mani nobili, lasciateli stare. Date qua. Date qua? Volesse il cielo che avessi un altro figliuolo. E che volete fare?
un'altra intorbidata al sangue nobile con altri 20.000 scudi. Animo vile! Mi lasciate contaminare dal denaro, eh? Mi vergogno di essere vostra moglie! Comunque per l'anna casa necessitano 100 cose. Ecco, tenete. Questi con i 100 che vi ho dato sono 400 zecchini. Fate quel che serve a voi, alla casa, alla nuora. Io non me ne voglio impicciare. E lasciatemi in pace se potete. Ma sono sempre della mercantessa. Lo fate apposta per farmi arrabbiare. Senza di lei faremo vita male. In grazia delle vostre medaglie. In grazia della vostra alterigia. Io sono chi sono. Ma senza di questi non si fa nulla. Badate che Doralice non si avvicina alla mia stanza. Chi? Vostra nuora? Mia nuora! Mia nuora! Già che il diavolo vuole così! Prevedo che fra suocera e nuora ci sarà la solita bufera. Ma io devo occuparmi del mio museo e se si vogliono scornare lo facciano pure. A me non interessa. Serva, signor suocero! Schiavo, nuora! Schiavo? Ditemi, vi intendete voi di antichità? Sì, signore, me ne intendo. Ah, e me ne rallegro. E come mai ve ne intendete? Perché tutti i miei averi e tutti i miei vestiti sono antichità. Brava. Spiritosa. Vostro fratello, prima di maritarvi, doveva vestirvi alla moda. Ah. Lo avrebbe fatto se voi non aveste preteso 20.000 scudi di dote in contanti e non aveste promesso di soddisfare le mie esigenze. Mi pare che siate vestita decentemente. Questo è l'abito che avevo prima del matrimonio. E perché siete maritata non vi sta bene? Anzi, sta benissimo. E quando occorrerà, si allargherà. Non è vostro decoro che io vada vestita come una serva. Sentite, Don Alice, io di queste cose non me ne voglio occupare. Andate da vostra suocera, parlate con lei. Gli ho appena dato 400 zecchini. Chiedete a lei quel che vi occorre. Con la signora suocera non voglio parlare di queste cose. Ella non mi vede di buon occhio. Vi prego, datemi voi del denaro per un abito. Denaro io non ne ho. Non ne avete? E i 20.000 scudi dove sono andati? A voi non devo rendere di questi conti. Li renderete a mio marito? Ora è in viaggio per affari, ma la dote è sua e voi non gliela dovete sprecare. Per carità, andate via! Quando mio figlio tornerà ne riparleremo. Vostra moglie ha 400 zecchini da spendere. Fate in modo che ne spenda anche per me. Sarà difficile. Se non vuole con le buone, convincetela con le cattive. È mia moglie. E io sono vostra nuora. Vi vorrei vedere in pace. È troppo superba. Mette sempre in campo la sua nobiltà. E poi la vostra dote. La mia dote è vera. E la sua nobiltà non è una cosa astratta. Dunque, date ragione a vostra moglie e date torto a me! Siete in casa, vedrete che quel tempo mia moglie si affezionerà a voi. Non credo! Cercate di farvi il benvolere. È impossibile con quella bestia! Bestia? A mia moglie! Sì, bestia, è una bestia. Don Alice, abbiate pazienza. Fate in modo che io abbia quello che mi occorre e sarò pazientissima. Il merito della virtù consiste nel soffrire. Sì. Soffrirò! Ma voglio un abito. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più! Mi fa male la testa. Non ce la faccio più! Colombina! Signora? Per domani mi cucirei una cuffia. Non posso servirla. E perché? Perché ho da fare per la padrona. Io? Servo l'illustrissima signora contessa. Padrona sono anch'io e voglio essere servita.
o ti farò cacciare via. Sono 10 anni che sto in questa casa. Ma che vuoi dire con questo? Voglio dire che forse non le riuscirà di mandarmi via. Villana malcreata. Io villana? Lei non mi conosce bene, signora. Oh, e chi è, vossignoria? Me lo dica, vi prego, ciò non manchi il mio debito. Mio padre vendeva nastri e spille per le strade. Siamo tutti mercanti. Oh, siamo tutti mercanti. Non vi è differenza fra un mercante che va per le strade a un mercante di piazza? La differenza consiste in pochi danari. Sei una bella impertinente. A me, impertinente? A me che sto da 10 anni in questa casa e che sono più padrona della padrona medesima? Sì, a te. E se non mi porterai rispetto, vedrai quello che farò. E che cosa farete? Ti darò uno schiaffo. A me? Uno schiaffo? Me lo dà! E poi dice, te lo darò. La padrona lo saprà. Toccherà a lei vendicarmi. Sono 10 anni che sto in casa sua. Senza di me non può fare e non mi vorrà perdere assolutamente! Questa signora nuova è un'acqua morta che a poco si va dilatando. Se io non vi ripago per tempo, ci affogherà tutti quanti! Non è che sia bella, ma la novità, la gioventù, l'opinione porterà gente dal suo partito. In casa mia non voglio essere sovvecchiata. Non ho ancora l'età da cedellare al tempio. Riverisco la signora contessa. Buongiorno. Cosa avete, signora, che mi parete turbata? Mio figlio, suo padre l'ha assassinato. Suo padre? Che cosa ha fatto? Gli ha dato in moglie una donna che non è degna di lui. Ma a me ha detto che ne è contentissimo. Anzi, la ama teneramente e ringrazia il cielo d'averla avuta. E la tua nobiltà? La vostra nobiltà era in pericolo senza la dote di Doralice. Si poteva trovare anche una ricca che fosse nobile. Era difficile. Nel disordine in cui si trovava la vostra casa. Con questi sentimenti non mi comparite più davanti! Signora Contessa, sono venuto da voi per un affare di rilievo. Come sarebbe a dire? Vedete, vostro marito mi ha pregato di chiedervi un abito. Per voi? Per la signora Doralice. Deve fare vestita fin troppo bene. Se non le si fa un abito buono, il vostro figlio non potrà condurla in alcuna conversazione. Che? Vorrebbe condurla nelle conversazioni. Un bello onore farebbe alla nostra famiglia. E se le faranno un affronto, la nostra casa ci andrà di mezzo. Dovrà dunque star sempre in casa? Sì, sempre in casa, ritirata, senza farsi vedere da che sia. Ma tutti sanno che è vostra nuora. Alcuni amici verranno a visitarla, delle dame me l'hanno detto. Chi vuol venire in questa casa? Ad avviare a me! L'ambasciata! Io sono la padrona e chiunque dirà a venirci senza il mio consenso troverà la porta serrata! Via, si farà tutto quello che voi volete. Ma anche la poverina, bisogna accontentarla, bisogna farle un abito. Per contentar lei? Niente affatto! Ma per mio figlio, perché gli voglio bene, lo faremo. Ebbene, di cosa vuole che sia fatto? Di tela, di lana di capra. Diavolo, ma vi pare che questa sia roba da dama? Con lei non è nata dama. Ma è vostra nuora! Ebbene, di cosa vuole che sia fatto? Un drappo moderno? Con oro o con argento? Siete pazzo? Non si sciupano i soldi in questa maniera. Ma finalmente mi pare che si possa pretendere. Pretendere? Non l'avevate mai detta questa parola in questa casa. Ecco i frutti delle belle lezioni di Doralice. Ma cosa ha da fare quella povera donna in questa casa? Mangiare,
bere, lavorare e allevare figliuoli! Quando li avrà? Così non può durare. O così o peggio. Signora Contessa, un poco di carità. Signor Cavaliere, un poco di giudizio. Vi riverisco. È diventato un bell'umorino con lui. Tutta colpa di quell'impertinente di Doralice. È permesso, posso entrare? Oh, Marchesa, Marchesa, venite, venite. Fa riverenza la signora Contessa. È un po' di tempo che non vi fate vedere, cara Marchesa. Ho avuto molti affari in questi giorni. Ma le vecchie amicizie ti raffreddano un poco alla volta. Oh, non dite così, signora. Sapete quanto io tengo alla vostra amicizia? E alla vostra generosa ospitalità? Benissimo! Vorrei dire che oggi rimarrete a pranzo con me. Ho piacere, così conoscerò la signora Doralice. Non mi parlate di lei! E perché? La moglie del signor Contino, vostro figlio. Se l'è presa, che se la goda! Ma ella non è un nobile, ma ha portato una bella dote. Anche voi mi rompete il capo con questa dote! Che cosa ha portato? Che cosa ha portato? Quattro stracci. Non era degna di venire in questa casa. Ah, dice bene, non era degna. Mi vengono i rossori. Ah, la compatisco. Sul viso. La compatisco, non lo doveva mai accordare. Ma anche voi mi avevate consigliato di farlo. Io? No, non me ne ricordo. Mi avevate detto che la nostra casa era in disordine e che bisognava porvi rimedio. Può essere che io l'abbia detto. Mi avevate fatto vedere che i 20.000 scudi potevano rimetterla in piedi. Infatti, il signor Conte ha ripagato tutti i suoi beni. Padrona, è arrivato il Cavalier del Bosco. Bene! Introducilo pure e accompagna la Marchesa in sala da pranzo e servila di tutto. Marchesa, vi raggiungerò al più presto. Fate il vostro comodo. Per questo. Piango perché la signora Doralice mi ha dato uno schiaffo. Cosa? Uno schiaffo alla mia cameriera? Come si è permessa un tale affronto? Perché mi diceva che adesso è lei la padrona e che vossignoria non conta più niente. Allora io mi sono riscaldata per difendere la mia padrona. E ella mi ha dato uno schiaffo. Ah! Indegna! Facciata! Pedulante! Me la pagherà! Giuro al cielo, me la pagherà! Permette la signora Contessa? Oh, signor Cavaliere! Siete venuto a tempo! Ho bisogno di voi. Comandate, signora. Doralice, che per mia disgrazia è sposa di mio figlio, mi ha gravemente offesa! Pretendo le mie soddisfazioni. In cosa consiste l'offesa? Ha dato uno schiaffo. A me. Non vi è altro male? Le pare poco dare uno schiaffo alla mia cameriera? Sono qui da 10 anni! Non mi pare motivo per accendere un così gran fuoco. Ma bisogna sapere perché l'ha fatto! Oh, qui sta il punto! Via! Perché l'ha fatto? Ha detto che la mia padrona non comanda più. Che ve ne pare? Ha detto che è vecchia! Zitta, bugiarda! Non ha detto questo. Pretende di comandare, pretende di essere la preferita in questa casa e perché la mia cameriera mi difende le dà uno schiaffo! Signora Contessa, non facciamo tanto rumore. Dovrò dissimulare un'offesa di questa sorta! E voi me lo consigliereste! Andate, andate che siete un bel cavaliere e se non volete assumervi l'impegno troverò qualcuno che ha più spirito di voi! Signora Contessa, non andate in colera! L'offesa è gravissima e merita risarcimento. Dare uno schiaffo
alla mia cameriera. È intollerabile! Io non comando più. È una vergogna. E poi dire che siete vecchia. Questo non l'ha detto. Non poteva dirlo e non lo ha detto. L'ha detto in coscienza mia. Vai via di qua. E ho aggiunto di più, che dovete stare accanto al fuoco. Vai via o ti prendo a schiaffi. Se non è vero mi caschi il naso. Vai via o ti prendo. Non credetele. Colombina dice delle bugie. Dunque non sarà vero neanche dello schiaffo. Oh, quello io l'ho dato. Lo sapete di certo? Lo so di certo. Va bene. Studierò l'articolo e vedrò quale compenso si può trovare perché siate soddisfatta. Oh, ricordatevi che io sono domo. Ed ella no. Certamente. Che io sono la padrona. Dite bene. E che anche per ragione d'età vi si deve maggior rispetto. Cosa c'entra l'età? Per questo capo non pretendo alcuna ragione. Voglio dire... Avete capito? Sì. Ditelo al conte mio marito e al contino mio figlio. Pretendo le mie soddisfazioni. Cavaliere, vi attendo con risposta. Proverò il modo di assecondarla senza disgustare la signora Doralice. Nelle contese tra donne conviene mantenere l'amicizia di tutte senza che nessuna si senta offesa. Come ti dicevo, il mio padrone è impazzito per le antichità. Compra tutto, crede in tutto, butta via i denari in cose inutili. E allora? Vuoi convincerlo a comprarmi come anticaglia? Ti ho fatto vestire così per fargli credere che sei un antiquario. Fargli comprare questa cianfrusaglia e dividere i soldi tra di noi. E se il signor Conte ci scopre e invece dei soldi mi offre bastonate, dividiamo pure quelle? Non ti conosce e con questo travestimento sembri proprio un armeno d'Armenia. La cosa importante è che tu termini le parole in ira, ara, era, e non si accorgerà di nulla. Volira, vedera, comprara. Dico bene? Benissimo, non puoi sbagliare. Vuoi proprio un gran bene al tuo padrone? Ho provato a disingannarlo, ma non vuole. Butta via i denari in ogni sorta di bestialità. E visto che la casa brucia, voglio scaldarmi un po' anch'io. Signor padrone, è arrivato l'antiquario armeno. Oh, bene, ha cose buone? Cose belle, cose stupende. E dov'è? Ah. Amico, vi saluto. Salutara, patrugna cara. Sì. E che cosa avete di bello da mostrarmi? Questo, stara. Stara che? Lume eterno. Luma lanterna trovata in Palamida d'Egetto in sepulcro Bartolomeu. Palamida d'Egetto Bartolomeu, ma che diamine dice? Dice che è un lume eterno trovato nelle piramidi di Egitto nel sepolcro di Tolomeo. Ho capito. Stara, stara, stara. Ho capito, ho capito. Quanto volete? 20 zecchini. Vinta zecchina! Oh, è troppo! Se me lo deste per 10, forse lo prenderei. Non può dire, non può dire! Galtuomo, facciamo 14 zecchini. Stara, stara! Benissimo! Avete fatto un ottimo affare! Oh, ecco i vostri denari. Voilà. Obbligara, obbligara, obbligara. Ah, e se avera altra rara, portara. Sì, portara.
venire cuccara. Che cosa vuol dire cuccara? Fare un grande favore. Ho capito, ho capito. Se ti cuccarami, mi cuccarati. No, mi cuccarati, ma ti no cuccarami. Anda, lo accompagno. Sì. Saludara, saludara. Ho avuto un vero colpo di fortuna. Questo genere di antichità non si trova così facilmente. Questo lume eterno, quanto ho desiderato! Bellissimo. Voglio farlo legare in oro come una gemma. Fosse permesso! Signor Pantalone! Venite, venite pure. Servitore umilissimo, signor Fonte! Sì, sono contento di vedervi anch'io. Signor Pantalone, voi che siete mercante, uomo di mondo e intendente di cose rare, stimatemi questa bella antichità. Me credete proprio un bravo mercante se mi chiedete di stimare una lampada a olio? Povero signor Pantalone, non sapete niente. Questo è il lume eterno del sepolcro di Tolomeo. Sì, di Tolomeo, ritrovato in una piramide di in una piramide d'Egitto. Vedete perché non me ne intendete. Tutta la città si meraviglia che un cavaliere del vostro livello perda tempo e denaro dietro a ste fesserie. L'invidia fa parlare i malevoli. E quegli stessi che mi condannano in pubblico mi applaudono in privato. Non c'è sta nessuno che ci abbia invidia della vostra galleria e tutti ci aspettano di vederla andare a malora. Ma io ho mia sorella in questa casa, siamo rimasti orfani e devo occuparmi di lei. E non posso fare a meno di preoccuparmi di quello che combinate. Ma questo mondo ha qualche divertimento. C'è chi gioca, chi fuma, chi va all'osteria. Io ho il divertimento delle antichità. Non ve giudico, mi dispiace solo per mia sorella, del resto mi importa un vico. Vostra sorella sta bene e non le manca niente. Non ci manca niente! Ma mi ha detto che non ci manca uno straccio d'abito per sci! Sentite amico, io di queste cose non me ne voglio impicciare. Andate da mia moglie e parlatene con lei. Io devo badare al mio museo. Vi riverisco. No, aspettate, aspettate, signor Coglia. Venite un attimo qua, signor Coglia. No, attaccatemi qua! Ma così mi ascolta costui? Ne riparleremo. Ne riparleremo. Ah, caro signor fratello! Da quando sono in questa casa non ho avuto un'ora di bene. Vostro marito non ve tratta come dovrebbe? Di lui non mi posso lamentare. È buono, mi vuole bene e non mi dà mai un dispiacere. E che volete di più? Mia suocera non mi può vedere. Persino la cameriera mi maltratta e non mi vuole obbedire. Tanto che oggi le ho dato uno schiaffo. Avete dato uno schiaffo alla cameriera? È certo che gliel'ho dato, eppure è buono. Ma la contessa sarà infuriata! Gli dovete chiedere scusa? Va bene, le domanderò scusa, ma voglio un abito. Per stavolta provvederò io. Pigliate questi 50 zecchini e fateci quello che vi pare. Ma non voglio più sentire la mendele, eh! No, vi ringrazio, signor fratello, vi ringrazio e non avrete a che dolervi di me. Vediamo, figlietta bella, che fa? Ogni giorno ce ne sta una. Mio fratello è molto buono. A queste bestie che sono qui in casa. Se non fosse per mio marito non ci rimarrei un minuto di più. Signora, c'è un cavaliere che vorrebbe farvi visita. Un cavaliere? Sì. E chi è? Il cavaliere del bosco. Mi dispiace di essere così in disordine, ma lo riceverò ugualmente. Lo lascio passare? Aspetta,
Veda un mercante e digli che mi porti 3 o 4 pezzi di drappo con oro e argento per farmi un abito. Molto oro e argento. Sarà servita. Ma il padrone lo sa? Ma che impertinenza! Fa quello che ti ordino e non pensare ad altro. Vado immediatamente. In questa casa hanno abituato molto male la servitù. Ma un po' con le buone e un po' con le cattive verrà il giorno in cui sarò io la sola padrona. Madame, vi sono schiavo. Vi sono serva. È un onore che il signor cavaliere del bosco si sia degnato di venire da me. Favorisce tutti i giorni questa casa, ma da me mai. Non arrivo per non darvi incomodo. Dite per non dispiacere la signora contessa Isabella. A proposito, madama, avrei da parlarvi di un affare che interessa a tutte e due ugualmente. Vi ascolterò volentieri. Ditemi, signora contessina, cosa avete fatto alla cameriera di vostra suocera? Le ho dato uno schiaffo. Se è cameriera sua, è cameriera anche mia e non voglio che mi si manchi di rispetto. E se questa volta le ho dato uno schiaffo, la prossima volta le romperò la testa. La signora contessa Isabella si considera offesa. E cosa pretenderebbe? Troveremo una soluzione. La soluzione è facile: cacciare di casa la cameriera. In questo modo la parte offesa pagherebbe la pena. E come pensereste di risolvere? Per cominciare, vorrei che la prossima volta che vi incontrerete siate la prima a salutare vostra suocera. Salutarla per prima? E perché? Perché è suocera. Questo è irrilevante. Perché è più vecchia di voi. Sì, perché è più vecchia lo farò. Eccola che viene. Mi si rimescola tutto il sangue. Signor cavaliere, vi siete divertito? Me ne rallegro. Signora contessa, è tutto risolto. La signora Doralice è pentita ed è pronta a domandarvi scusa. Come prova di questo, è disposta a salutarvi per prima. Salutarvi? E nient'altro? Aspettate. Signora contessina, compiacetemi di fare quello che mi avete detto. Signora, vi riverisco perché siete più vecchia di me. Sfacciata! Me la pagherai! Signora contessa, l'impresa non è riuscita. Voi proprio non volete rispettare la vostra suocera. Ma se ora sono stata la prima a salutarla. Sì, e nel salutarla l'avete strapazzata. L'ho strapazzata? Le avete ma detto non è vecchia? Vero. Signora mia, le avete detto vecchia. Mi fate ridere? Pretende forse di essere giovane? Ma che bisogno c'è che le diciate giovane o vecchia? Questo è il discorso più odioso che possa farci a voi donne. Nessuna, per vecchia che sia, vuol sentirselo dire. Sino ai 30 anni ve li nascondete dai 3 ai 4 per volta. Dai 30 in su a decine, dozzine. Voi adesso avete 23 anni, ma scommetto che di qui a 10 anni ne avrete 24. È mia suocera. Quando sarete voi di quell'età, avrete piacere che vi dicano vecchia? Quando sarò di quell'età vi risponderò. Mio marito, piuttosto, se fosse stato un uomo di senno, non avrebbe permesso che suo padre e sua madre sperperassero 20.000 scudi senza nemmeno fare un abito a sua moglie. Fortunatamente mio fratello mi ha regalato 50 zecchini. Riferitelo pure a mia suocera. Ditele che non ho bisogno delle sue grazie. Sarete servita. Vi riverisco. Colombina! Signora? Poverina, mi dispiace infinitamente di averti dato quello schiaffo. Ancora sento il bruciore. Vieni qua, voglio che facciamo la pace.
In tanti anni che la servo, la mia padrona non mi ha mai toccato. Dimmi un po', quanto ti dà di salario la tua padrona? Mi dà uno scudo al mese. Oh, poverina, ti dà molto poco. Certo, mi dà poco. Perché a servirla come la servo io? A casa mia la cameriera riceveva da mio fratello uno zecchino al mese. Uno zecchino? Sì, e con le mance arrivava persino a una doppia. Oh, se capitasse a me una fortuna simile! Lasceresti la tua padrona? Per raddoppiare il salario sarebbe impazza se non la lasciassi. Senti, Colombina, se vuoi l'occasione è pronta. Oh, davvero? E con chi? Con me, se non rifiuti di venirmi a servire. Con voi, signora? Sì, senza una cameriera non posso stare. Mio fratello penserà al salario. Io, benché abbia un poco gridato con te, mi sono resa conto che sei una nobile di abilità, fedele e attenta. Eccoti due zecchini per il salario anticipato dei primi due mesi. Vossignoria illustrissima mi obbliga in un modo che non posso dire di no. Dunque, starai al mio servizio? Illustrissima, sì. Ma la contessa, che dirà? Oh, troveremo il modo di farglielo sapere. Per ora non le diciamo nulla. Benissimo, farò quello che comanda Vossignoria illustrissima. Ma se la contessa mi chiama, mi chiede qualcosa, devo servirla? Sì, servila. Però voglio che mi riporti fedelmente qualsiasi cosa dica di me. Oh, circa la fedeltà potete star sicura. Vi dirò tutto. Anzi, per farvi capire che sono già a vostro completo servizio, comincerò a dirvi qualche cosetta che ha detto la mia padrona vecchia su di voi. Oh, dimmi, dimmi che ti sarò grata. Ha detto che siete una donna ordinaria, che non si degna di voi e che vi considera come la sua serva. Ha detto questo? L'ha detto. In coscienza mia. E ha aggiunto che vostro marito fa male a volervi bene. E che vi vuol far prendere in antipatia da lui. Così ha detto? Lo giuro sul mio onore. Ha detto altro? Non me ne ricordo. Ma starò attenta. E tutto quello che saprò ve lo dirò. Ci siamo intese. Vado per non destare sospetto. Per uno zecchino al mese non solo le riporterò quello che si dice di lei, ma vi aggiungerò anche qualcosa di mio. Io sarei una donna ordinaria e non si degna di me. Io non mi degno di lei. Se non fosse per me, questa gran dama morirebbe di fame. Madame? Che c'è? Compatite se torno ancora a recarvi disturbo. Signor Cavaliere, siete venuto per bontà nei miei confronti o perché vi preme di riconciliarmi con la contessa Isabella? Oh, se ciò mi riuscisse di fare, sarei ben contento, ma vi garantisco, signora mia, che unicamente mi preme l'onore della vostra. Grazie. Sappiate allora che io sono stata gravemente offesa da mia suocera. Come? È accaduto qualcosa di nuovo? Colei ha avuto la tenerità di dire che mio marito fa male a volermi bene e che vuole fare il possibile perché mi odi! L'avete udita voi dire queste cose? Non l'ho sentito, ma lo so di certo. Faccio fatica a crederlo. Non mi pare ragionevole. Mi ritenete capace di raccontarvi una falsità? Non oserei mai! Oh. Ma chi vi ha riferito queste ciarle? Può aver sbagliato, o per malizia o per ignoranza. Bene, Colombina! Illustrissima! Dimmi un po', che cosa ha detto mia suocera di me? Che siete una donna ordinaria. Non dico questo! Che cosa ha detto di mio marito? Che fa male a volervi bene. Sentito? E poi? Ha detto che vi vuol far odiare da lui. Avete inteso? Perché siete una donna ordinaria. Va via! Queste cameriere mettono sempre qualcosa del loro. E poi ha detto che non si deve. Va via! Non voglio altro. Oh. Ha detto anche qualcosa su di voi. E che ha detto di me? Che siete un cavaliere che frequenta le case, ma che non dona mai niente alla servitù.
Cara signora contessina, non vorrete credere a tal sorta di gente? Se siete con me non mi dovete contraddire. Assolutamente dirò tutto quello che voi volete. Tra mia suocera e me chi ha ragione? Voi. Chi è l'offesa? Voi. Chi ha da pretendere risarcimento? Voi. Chi ha da cedere? Voi. Io? Voi no, volevo dire. Ella ha da cedere. Certamente. Se mi parlerà con amore le risponderò con rispetto. Brava, bravissima. Lodo la vostra rassegnazione. Credetemi, non desidero altro che farmi volere bene da tutti. Si vede proprio. La servitù mi adora. Anche Colombina? Ma Colombina è dalla mia parte. Le ho dato 2 zecchini. Oh, in questa maniera sarete adorabile. Mia suocera, che ha avuto 20.000 scudi, non mi può vedere. Ma perché, perché? Perché è una donna cattiva. Sarà così. È così senz'altro. Senz'altro. Illustrissima. Il vostro signor fratello vorrebbe dirvi una parola. Vorrà farmi fare qualche figura ridicola con mia suocera. Signor cavaliere, non appena sarà partito mio fratello, vi aspetto. Colombina, cosa vuol dire tutta questa attenzione nel servire la signora contessina? Sono una ragazza di buon cuore. Servo volentieri chi è generoso con me. Tenete questi 4 soldi, così che la vostra padrona non potrà più dire che non do mai nulla alla servitù. Grazie! Sapete ora che cosa dirà? Che dirà? Che siete di una generosità magnifica, cavaliere, da 4 soldi! Che maledettissima cameriera! Costei è la causa principale degli scandali di questa casa! Mi dispiace non conoscere la lingua greca. Questo manoscritto è un tesoro e io non posso leggerlo. Permesso, illustrissimo? Guarda, Berta, ho trovato un manoscritto greco, antichissimo, che vale 100 zecchini e l'ho avuto per 10. Questa non è opera mia. Sono i trattati di pace fra Sparta e Atene. Che bel libro, gran bel codice. Pare scritto ora. Ecco, appunto. Che cosa bellissima! È l'unica copia che vi sia al mondo! Siete sicuri? Ah, senti, stupisci! È scritto di propria mano da Demostene. Ma ne siete proprio sicuro? Sarei un bel antiquario se non conoscessi i caratteri degli antichi. Allora vi prego, leggetemi almeno il titolo. Ti ho detto 1000 volte che non intendo il greco. Ma se non conoscete i caratteri, come fate a leggere il libro? Oh, bella. Come uno che conosce le pitture e non sa dipingere. Scusate, illustrissimo, ma ero venuta per portarvi una notizia urgente. Di che si tratta? Conoscete il Capitan Saracca? Conosco, lo conosco. Egli pretende di avere una sontuosa raccolta, ma in realtà non ha nulla di buono. Sappiate che ha avuto una disgrazia, ha bisogno di quattrini, vuole vendere la collezione. La vuole vendere? Sì. Ci sarebbe da fare dei buoni affari. Se vi interessa è il momento giusto. Le cose migliori le prenderò io. Ma vuole vendere tutto insieme? Ma vorrà 1000 zecchini. Meno di quello che pensate. Con 3000 scudi potete portar via tutta quella gran roba. Con 3000 scudi?
E questo è un affare da impegnarvi la camicia per farlo. Se l'avessi saputo prima, non avrei sperperato tutto il mio denaro con quegli impertinenti dei creditori. Eccellenza, non importa se non avete tutti i denari. Mi impegno io a farvelo avere. Una parte in contanti e una parte con una cambiale. Il cielo volesse. Berta, sarebbe la mia fortuna. Sì, ma vuole una caparra però. Sì, certo, scusa. Ecco, prendi questi 20 zecchini e daglieli per caparra. Vado immediatamente. Vai, vai. Riferisco. Che serva devota. Sempre attenta al mio interesse. Di questa stoffa non se ne trovano più al giorno d'oggi. Scemo desse andrà. Signor Pantalone, venite. Venite pure. Riferisco lo signor Conde. Signor Pantalone, io sono sempre felice e contento di vedervi. Signor Pantalone, voi che avete corrispondenze con tutto il mondo, conoscete la lingua greca? La so perfettamente, sono stato 10 anni a Corfù. Quando è così voglio farvi vedere una bella cosa. Eccone un'altra. Un codice greco. Ah, bene. Ne ho già visti altri. Scritto di propria mano da Demostene. Osservate, osservate pure. E se sapete leggere, leggete. Questo è scritto da Demostene? Sì, sono i trattati di pace fra Sparta e Atene. I trattati di pace tra Sparta e Atene? Ma questo è il libro dei canzonette per i frighi. Leggete qua. Ambarabacci, cicocò, tre civette sul locomò che facevano l'amore. Lo immaginavo. Voi non sapete leggere il greco. Questo è un libro che mi è costato 10 zecchini e ne vale più di 100. Il droghiere non lo pagherebbe 3 soldi manco per grattarci le castagne. Andate a occuparvi di panni di sete e non di codici antichi. Mi dispiace, signor Conde, mi perdete dietro a ste sciocchezze, mentre la vostra casa va a rovina. Io mi diverto senza danneggiare nessuno. Le entrate le maneggia mia moglie e io non pregiudico gli interessi della casa. E alla quiete domestica non ci pensate? Siete il capo famiglia. Quando tacciono sono capo, quando gridano sono coda. Dice mia sorella che è stata offesa dalla contessa Isabella. E dice mia moglie che è stata offesa da vostra sorella. Ora ditemi voi con che razza di matto abbiamo a che fare. Vogliamo portare la pace tra suocera e nuora? Io parlerò con mia sorella e so che farà come dico io. È inutile che io parli a mia moglie. E perché? Perché mai abbiamo fatto, né ella a modo mio e né io al suo. Ho provveduto a invitarle entrambe qua per tentare accordo. Bene, avete fatto assai. Io allora me ne vado a riporre questo codice prima che arrivino a rompermi il capo. Riferisco. Ma guardate in che bella casa ho messo la mia povera sorella. Mi sono fatto prendere dalla smania della nobiltà e che ho tenuto, buttar via gli sordi e sacrificato la Alice. Se trovassi il signor Conte, vorrei provare a rifilargli qualche altra antichità senza spartire il guadagno con nessuno. Galantuomo, chi siete? Prima di rispondervi, ditemi chi è. Vossignoria. Sono un amico del Conte Anselmo. Vi intendete di antichità? Oh, assai. Deve essere uno di quelli che frega il signor Conte. Mo vedi che gli combino. Osservate che rarità, che antichità, che preziosità! A me mi pare una pantofola vecchia. Questa è la pantofola di Nerone con cui diede quel terribile calcio a Poppea quando la scalzò dal trono. Non voglio sentire altro. Brutto ladro farabutto, vieni in allocco, te denuncerà l'autorità. Ehi, ehi! No, signore, non mi rovinate! Chi t'ha introdotto dentro sta casa? Berta! Come? La serva del signor Conte lo deruba in questo modo? Signor sì, come fanno tanti altri! Meriteresti d'andare in prigione! Ehi, ehi,
ehi! Ma io ti lascerò libero se confesserai pubblicamente i tuoi imbrogli. Sì, signore, dirò tutto quello che volete. Facciamo la pace tra la suocera e la nuora. Poi con l'aiuto di questo... dimostrerò al signor Conte che tutti lo imbrogliano. Tu, vieni con me. Vengo, vengo. Anche per rubare ci vuole un po' di abilità e fortuna. Ma che sta a fare, cane? Muoviti! Forza! Anche voi non volete lasciarmi in pace! Avete sentito cosa ha detto il signor Pantalone? Di che si piccia quell'uomo? In questa casa comando prima di tutto io. E poi mio marito! Giusto? Ma egli non pretende di fare il padrone. Desidera soltanto procurare la pace e la concordia. Se vuole che vi sia la pace, fate in modo che la sorella abbia un poco di giudizio. Secondo lui la sorella è innocente. Innocente? Sì. È innocente! Se lo pensate pure voi, vi prego di lasciare questa stanza! Siete troppo aggressiva, mia cara! Mi fate venire le palpitazioni! Signora, il signor Conte vorrebbe parlarvi. Con lui c'è anche il signor Pantalone. Bene! Sentiremo le novità. Dimmi un poco, hai per caso veduto il cavaliere nella stanza di Doralice? L'ho veduto benissimo. Che cosa facevano? Parlavano segretamente. Discorrevano forse della contessa? Sicuro. Che cosa dicevano? Che siete fastidiosa, sofistica e che so io. Magnifico! E non credetele! La ragazza è furba. Dicevano altro? Non ho potuto sentire altro. Sta attenta! Ascolta, osserva e poi riferisci a me. Signora, vi ricordate quant'è che mi avete promesso quel paio di scarpe? Tieni, comprale di tuo gusto. Che siate benedetta! Così si macina due mulini. Signora Contessa! Sono vostro umilissimo servitore! Coraggio, parlate forte. Contessa! Ho da trattare con voi un affare di importanza! Bravo, andate avanti, mo, su formone. In casa mia voglio la pace. Se qualche tensione c'è stata tra voi e vostra nuora, si deve dimenticare tutto. Voglio che ora vi pacifichiate e che alla mia presenza ritorniate in armonia. Avete capito? Voglio che si faccia così! Voglio! Signora, sì, voglio. Questa parola la dico una volta l'anno, ma quando la dico la sostengo. E volete dunque che... Quello che voglio dire l'avete capito perfettamente. Non c'è bisogno di repliche. Temo sia diventato pazzo, non è mai parlato. Ho fatto una fatica terribile. Serva dei loro signori. Voi, signora, non dite niente? Devotissima. Devotissima! Continuate voi. Io non ce la faccio. Signore! Per ordine del signor Conte, col quale ho l'onore di essere imparentato! Per mia disgrazia! Statevi zitta, fatemi continuare! Dunque, purtroppo è vero che tra suocera e nuora raramente regna la pace! Quando la nuora non ha giudizio! Signora, vi prego, lasciatelo finire! I miei motivi di risentimento verso tua sorella sono assai. I miei sono molti di più. Avete finito? Vorrei parlare anch'io. Poi toccherà a me. Signor Conte, vi prego, parlate voi perché io non ci riesco. È finita? È fatta la pace? Ma dove siete stato fino adesso? Non avete sentito queste due campane che indacciono mai? Ma io...
conosco le lamentele di entrambe e posso parlare per tutte e due. Ecco, ve ne prego. Innanzitutto, la signora contessa si lamenta che Doralice le abbia detto vecchia. Zitta! O vi prendo a schiaffi! Ma in questa casa non si può vivere! Mi ha dato più gusto che se avessi guadagnato 100 zecchine! Signor Conte, così non si può andare avanti, intervenite voi perché... Signore mie, signore mie, in questa casa non c'è pace. Quando manca la pace, manca la cosa migliore del mondo. Sinora ho dimostrato di non curarmene, è vero, per stare a vedere dove potevano giungere i vostri opposti capricci. Ma ora, ahimè, ho deliberato di porvi rimedio. Cominciamo dunque a parlare... Signor padrone? Sì, che c'è? La collezione del capitano è nostra. Con licenza di lor signori, per stasera ho finito. Allora posso andarmene anch'io? Ho già perso troppo tempo. Saprò vendicarmi di ogni offesa. E la mia vendetta sarà Dodomo. Qual sono? Vi accompagno. La mania dell'antichità, il conte manderà sta casa in malora. Guardate, guardate con 3.000 scudi quanta roba! Sono fuori di me dalla gioia. Dov'è la cesta dei crostacei? Questa è piena di pesci pietrificati trovati sulla cima dei monti. Ma questa? Ma questi soli valgono 3.000 scudi? Sì, e questa è piena di conchiglie antiche. Incredibile, sono degni della collezione di un monarca. Qui dentro c'è la mummia di un basilisco. Straordinario. Ma si sa da dove proviene? Si sa. Proviene dall'uovo di un gallo. Ho sempre saputo che i galli dopo tanti anni fanno un uovo da cui poi nasce il basilisco. Ma l'ho sempre creduto una favola. Non è una favola. E questa è la dimostrazione della verità. Amica mia, io ti sono grato. Mi hai fatto fare un acquisto preziosissimo. Dovere, dovere, con un padrone tanto erudito. Anch'io sono diventata un po' esperta di anticaglie. Riverisco. Sì, vai. Quanto... Guarda, io adesso avrò da fare per 2, per 3 mesi. Finché non avrò sistemato tutta questa roba non vado in campagna. Non vado in conversazione. Non vado nemmeno fuori di casa. Anzi, mi farò portare qui da mangiare. È un lettino per dormire, così non avrò lo stordimento di quella fastidiosissima mia consorte. Ah, non voglio nessuno! Illustrissimo! Non voglio nessuno! Ehi! Caratteraccio! C'è qui fuori il signor Pantalone accompagnato dal signor Pancrazio. Pancrazio? Capperi, il famoso antiquario? Falli salire. Va bene. Pancrazio. Ora ha saputo che ho fatto questo bell'acquisto e subito corre. È permesso? Accomodatevi, signor Pancrazio, venite pure. A cosa debbo la fortuna che siate venuto a favorirmi? L'ho portato io, signor Conte, perché ho saputo che Vossignoria ha fatto un altro acquisto d'antichità. Vossignoria sa che c'ha competenza. È vero, il signor Pancrazio è il più noto antiquario della città. Ebbene, signor Pancrazio, accomodatevi, guardate in quella cassa e vedrete che è piena di piccoli tesoretti. Con vostra licenza? Ma accomodatevi pure. Ebbene, signor Pancrazio, cosa mi dite? Ci sono cose belle, cose stupende, cose rare?
Signor Conte, permettete che il signor Pangrazio parli in libertà? Sì, può esprimere liberamente il suo parere. Credete che egli sia uomo d'onore? Lo giudico un uomo validissimo. Credete che egli ci abbia esperienza di queste cose? Dopo di me non v'è nessuno meglio di lui. Parlate pure. Quanto avete pagato tutta questa roba? Signor Pangrazio, in confidenza e che nessuno lo sappia, l'ho avuto un prezzo bassissimo, 3.000 scudi. In confidenza le dico che non vale nemmeno 3.000 soldi. Come non vale nemmeno 3.000 soldi, ma non l'avete osservata bene? Fin troppo. Ma i crostacei di montagna... sono gusci trovati nell'immondizio. Trovati sui monti del poco giudizio. I pesci petrificati! Solo sassi! Poco lavorati con lo scalpello per ingannare chi crede! Pietrificati come il cervello di qualche antiquario! Vattene! Basilisco! Un galletto impagliato! I ciarlatani se ne servono per attirare i contadini in piazza quando gli vogliono vendere i loro rondrugli! Una festa del paese succede! Voi mi uccidete! Voi mi strappate il cuore! I quadri! Le pitture, le miniature! Spazzatura! Sospetto che vi vogliate burlare di me o che lo facciate per indurmi a vendervi tutta questa roba a poco prezzo, ma vi sbagliate! Siamo uomini d'onore, non vogliamo imbrogliarvi! Anzi, vi dico che siete stato tradito da quella truffatrice de Berta! E come lo potete dire? Berta è una furbacchiona e ve lo proverò! Vi ricordate l'armeno che va venduto il lume eterno della piramide d'Egitto? Me ne ricordo, certo. E anche quella è stata un'ottima spesa. Aspettate un momento. È tornato dall'Armenia. E mo lo faccio entrare. Colombina! Dite! Ma chiama l'armeno. Sì, signore! Avrà qualche altra cosa antica da vendere. Berta mi ha procurato moltissimi affari, se ne intende quanto lui, e non è capace di imbrogliarmi. La vostra serva se ne intende quanto il signor Pangrazio, gli fate un bell'onore, signor Conte. Egli è venuto qua per illuminarvi, mosso dalla bontà del galantuomo e invitato da me. Ve siete attornato da bricconi che ve ingannano e ve fanno comprare le porcherie. Me ne intendo io, non sono uno sciocco. Nemmeno io! Vi riverisco! Riverisco! L'avete fatto un cazzato, sapevo! Signor Pangrazio! Venite qua! Signor Pangrazio! Che caro il signor Pangrazio! Vorrebbe screditare la mia collezione per accreditare la sua! Ma io me ne intendo! Non sono uno sciocco e non mi lascio imbrogliare! Vieni avanti, forza, forza! Confessa al signor Conte la bella vendita che gli hai fatto, forza! Signore, vi domando perdono. Ma questo è l'armeno. Signor sì, armeno. Armeno ci provo, so del Cenzano! Come? Chi ti ha introdotto dentro sta casa? Berta! Per fa che coscia? A vendere gli stracci al signor antiquario. Come stracci? Ma il lume eterno? Una lampadaccia d'olio che vale 2 soldi. Non è il lume eterno delle piramidi d'Egitto? Stara, e mi, cuccara! Sono stato tradito! Ladro, infame, andrai in gattabuia! La ladra è Berta, che l'ha portata a casa vostra e si è servito di sto martuffo per imbrogliarvi! Io ho parlato da quella brava maestra e sono venuto con la ciabatta di Nerone! Dov'è la ciabatta di Nerone? È un'altra truffa! Ma io l'ho scoperto e gli ho tolto tutto quel ciappame che vi voleva venne. Scellerato! Signor Pantalone, mandiamo a chiamare gli sbirri! Facciamolo cacciare in prigione! Non voglio altri fastidi. L'ho portato qua solo per convincervi. E tu, vai via da sta casa! E ringrazia il cielo che te la cavi così! Grazie della vostra carità! Grazie!
Maledetta di Dinocchello! Non mi mancara, non mi mancara! Che dite, signor Conte? Berta vi è devota? È una briccona, traditrice! E che ce volete fare con tutta sta mercanzia, mo? Non saprei. Teniamola qui se io vi dà da crescere la collezione. Ah! Volete continuare a tenere una collezione? Ma che cosa vorreste che facessi senza questo divertimento? Vorrei che vi occupaste della vostra famiglia e che se facesse la pace tra suocera e nuora. Signor Pantalone, avete ragione. Preme anche a me la pace. Stavolta vi garantisco che mi metterò nell'affare con tutto lo spirito. Finalmente me consolate. Andate da vostra moglie e io andrò da mia sorella e vediamo di pacificarle. Sì. Scusi. Se voi per parte di Doralice e io per parte di Isabella tentassimo di fare questa pace? Non ho tanta autorità sopra la signora Doralice. Ah, nemmeno io sopra la signora Isabella. Ma possiamo provare. E sia. Vado a consultare la signora Doralice. Bene. Loro! Signora Rotauga. Che cosa ci fate qui? Mi sono trattenuta con il cavaliere. Entrambi desideriamo che sia fatta la pace. Finché Doralice è in questa casa, la pace non ci sarà mai. Hai il coraggio di venirmi davanti agli occhi? Il sangue mi bolle! Vedete? Io vengo per parlare con lei e della mia vita. Già che siete tanto discrete e ragionevoli, provate a trattare con vostra suocera. Propongo due possibilità. O che io diventi la padrona assoluta in questa casa, senza che la signora suocera si intrometta, oppure rivolgo indietro la mia dote e me ne torno da mio fratello. Siete un impertinente. La signora Isabella dice bene, la signora Doralice è troppo inquieta. Tuttavia la signora Isabella deve ammettere di aver parlato molto male della signora Doralice. Oh, niente affatto! È la nuova che trapazza la suocera. Siete malinformata. Chiamiamo Colombina. Colombina! Signori, raccontate un poco cosa ha detto la signora Doralice della signora Isabella. Io non so nulla. Non è vero. Alla signora Doralice hai detto tutto il male possibile della suocera. Questa è bella! Se mi pagano per dir male, non devo farlo! Tu sei quella che ha riportato le ciarle da una parte e dall'altra. Scoperta la malizia di costei, sarà più facile l'accomodamento. È lei che ha seminato discordia tra suocera e nuora. Dunque ora, signore, sarà possibile una riconciliazione. Se la signora nuora verrà a riverirmi nella mia stanza, l'abbraccerò con tenerezza. Sono prontissima a ricevere l'abbraccio della signora Isabella, purché sia lei a venire nella mia camera. Essendo io dama, non spetta a me alzarmi per andare a riceverla. Io non sono dama, ma ho portato 20.000 scudi di dote. Dite alla vecchia che se vuole venga lei. Spacciatella! A me vecchia! Oh, signora Presidente, la riferisco! Ovvierei! Ovvierei io! Andrò a placare la signora Doralice! Maledetta Berta! Mi ha rovinato! Beh,
Berta non si trova più, ha lasciato la città e si sa per quale destinazione. Ma rovinato. Dei 20.000 scudi non è rimasto nulla. Alla raccolta manca ancora tempo e per mangiare sarò costretto a ipotecare casa. Ma rovinato. E per condimento alla vostra felicità ci avete una suocera e una nuora che formano una bella pariglia. Allora non ci penso più. Ma l'ho fatto impazzire abbastanza. E chi ce deve pensare? In poco tempo vi ridurrete miserabili più di prima. Lo so. E al contrasto tra suocera e nuora, come pensate di rimediare? Non vedo rimedio. Ce penserei io se ci avessi un po' d'autorità in questa casa. Signor Pantalone, io vi do tutta l'autorità che volete. Prendete voi l'amministrazione della casa, non mi togliete le mie medaglie, ma per il resto vi do amplissima facoltà di fare tutto. Ho già scritto in un foglio le condizioni con cui assumerei a titolo gratuito la gestione della vostra casa. Andatelo a prendere e lo sottoscriverò. Eccolo qua. Caspita che velocità. Però lo vorrei leggere alla presenza dei testimoni. Lo firmerò immediatamente con grande piacere. Cosa c'è, signori miei? Qualche altra bella novità? Le novità le sentirete ora. Cavaliere! Comandante, signore. Andate a chiamare la signora Doralice. Non voglio incontrarla. Fatemi perdere la pazienza. È necessario che la famiglia si riunisca. Si può sapere per quale ragione mi avete fatta venire qui? Adesso lo saprete. Moglie mia carissima, nuora mia direttissima, sappiate che da oggi non sono più il capo di casa. Già si sa, questo impiccio è sempre toccato a me. Non temete, l'impiccio non tocca a voi. Il signor Pantalone qui presente ha assunto l'impegno di amministrare la nostra casa ed io gli ho affidato interamente i miei diritti. Adesso vi leggerò i capitoli dell'accordo. Riguardano tutti e vorrei che li approvaste. Primo! Io posso divertirmi con le antichità. Signor Conte, adesso mi avete ammazzato! Primo! Che Pantalone dei bisognosi, che sarebbe io, riscuota tutte le entrate appartenenti alla casa del Conte Anselmo Terrazzani, tanto di città che di campagna. E consegni il denaro a me. O a mio marito. La signora economa. Tacete. Secondo, che Pantalone fornisca la casa di detto Conte Anselmo di vitto e abiti per ciascun membro della famiglia. Io ho bisogno di tutto, la mia condizione è la peggiore. Terzo, che sia compito di detto Pantalone procurare i mezzi per la quiete della famiglia, soprattutto per far sì che stiano in pace la suocera e la nuora di detta casa. È impossibile! È un demonio! Tacete! Quarto, che suocera e nuora, per meglio conservare la pace fra di loro, abitino in due diversi appartamenti, una di sopra e una di sotto. Quello di sopra lo prenderò io. Io prenderò quello di sotto che farà meno scale. Bene, cominciano ad accordarsi. Quindi, che se licenzi di casa, combina. Sì, 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 licenziarla. Sì, mandarla via, per me voglio un'altra cameriera che non vada in giro a raccontare i fatti miei. Provvederò io a trovarvi una brava giovane che vi possa servire. Adesso però, da brave, abbracciatevi in segno di pace. Neanche morta. Non sarà mai possibile. Su via, quella che abbraccerà l'altra per prima ci avrà il regalo st'anello di diamando. Piuttosto crepare! Piuttosto senza anelli per tutta la vita! Ma manco per anello di diamando. E se antico lo prenderei io? Signor Conte, adesso speriamo che abitando in due appartamenti separati, senza incontrarsi mai, possano alla fine diventare più amichevoli. E questo è l'unico rimedio per far stambace la suocera e la nuora.